questo video parliamo degli offset nelle stampanti di etichette Zebra, ma vale anche come discorso generale per chi stampa in bobina e rotolo. Abbiamo creato un layout in cui si evidenzia questa cosa, quindi diciamo una cornice tutto intorno. E come andiamo a vedere, dopo aver creato un layout perfettamente centrato sullo schermo, in realtà, se noi andiamo a vedere i margini, l'etichetta non è perfettamente centrata e questa cosa può capitare frequentemente quando si stampa il rotolo. Non a caso nel driver di stampa noi troviamo i parametri di offset, praticamente dei parametri che spostano la stampa in basso o a sinistra, che regolano la stampa in basso o sul margine superiore oppure sul margine sinistro per centrarla opportunamente e perfettamente. Quindi a volte è necessario agire sugli offset. Come accediamo all'offset, quindi a questi margini superiori e sinistra per poter centrare la stampa? Quando noi dobbiamo agire sul driver della stampante, quindi siamo nel programma, in questo caso Zebra Designer, oppure accediamo direttamente al driver da stampanti scanner, dipende da che programma stiamo stampando, apriamo le proprietà del driver e, come vedete, nella scheda opzioni di stampa troviamo offset sia in alto che a sinistra. Ora, questi valori dell'offset possono essere positivi o negativi in funzione di come noi vogliamo spostare la stampa per avere una grafica completamente, perfettamente allineata e centrata sulla nostra etichetta. Allora, qua andiamo ad aggiungere degli offset sia in alto che a sinistra. In questo caso lo mettiamo negativo perché vedete l'etichetta è leggermente di qualche millimetro spostata verso destra. Ricordo che abbiamo fatto una grafica con una cornicetta perché ovviamente quando abbiamo cornicette o delimitazioni questa particolarità si vede meglio. Se andiamo a stampare, vedete l'etichetta a questo punto è centrata, quindi gli offset ci sono in tutti i driver delle stampanti di etichette perché sono un parametro, diciamo, che può essere utilizzato quando si stampa il rotolo, soprattutto su certi layout di etichette. Quindi abbiamo un offset a sinistra e superiore, che può essere un valore positivo o negativo in funzione di come noi vogliamo centrare la stampa qualora ce ne fosse necessità.